Buonasera a tutti amici, adesso aspettiamo un attimo che parta il tutto, ma siamo in live. Allora, vediamo se va tutto bene, bene, bene. Eccoci qua. Adesso attendiamo qualche minutino, così aspettiamo che qualcuno si colleghi. E anche questa giornata è finita, finalmente. Non so se per fortuna o per altro, ma ce l'abbiamo fatta anche oggi. Ai ai ai. Questa settimana per me non è iniziata nel migliore dei modi, però dai, abbiamo recuperato alla grande, mi sembra. Ciao, 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 come va? Allora, amici belli, adesso ovviamente aspettiamo qualche minutino prima di iniziare, però questa sera vi farò vedere un atomino che è davvero, davvero, davvero fico. È un atomino che MTL sostanzialmente, quindi praticamente esclusivamente MTL, anche se si può comunque andare a utilizzare con un foro abbastanza aperto, perché il foro massimo è un 2 mm, quindi non è male. Però diciamo è più incentrato sull'MTL. È un atom totalmente made in Italy, anzi come vedremo dopo è made in Florence, quindi è un prodottino che ha il suo costo, perché non è un atom cheap come abbiamo visto settimana scorsa, ma è un atomino che dà grandi soddisfazioni. Stasera lo proviamo. Ce lo carico anche col liquido e ci facciamo una bella svuotatina insieme, quindi andiamo proprio a dare un po' di conclusioni anche, infine, a gusto mio, su come funziona. È un atom principalmente studiato per i tabacchi, quindi ovviamente andrò a metterci un bel tabacco all'interno. Adesso diamo ancora tempo, qualche minutino, ai nostri amici di collegarsi. Come dicevo prima, questa settimana per me è iniziata benissimo, già un po' ve l'ho raccontato ieri in live, però sta migliorando, dai. Ho avuto una bella gastroenterite virale, per chi sa cos'è e cosa vuol dire avere una gastroenterite virale, sa che è una bella botta, e quindi, dai, ce l'ho fatta un po' a riprendermi, oggi mi sento pienamente in forma. Allora, Ciocco, cosa mi dici? Al momento siamo io e te, quindi raccontami qualcosa intanto, finché aspettiamo qualche minuto ancora. Comunque, delle serie TV che si parlavano ieri, Lupin mi è piaciuto davvero tanto. Ehi, Paolo, grandissimo. Come va, Paolo? Tutto bene? Il boss della mesh. Bene, bene, dai. Allora, io sull'altro computer qua ho le descrizioni tecnico-tattiche precise, perché ha molte piccolezze che vi leggo poi direttamente dalle specifiche tecniche, perché comunque questo tipo di atomizzatore no, non ha un libretto fisico all'interno, ma i produttori hanno voluto fare una chiccheria che è molto carina. Tutto ok, oh bravo, stasera mi guardi in relax, stasera ti faccio vedere anche un bel atomino molto carino. Allora, io direi che possiamo iniziare, perché tanto lo scopo delle dirette del giovedì è quello di creare contenuti per poi caricarli anche sul nostro canale YouTube. Dei numeri a noi ce ne frega un po' relativamente poco. Quindi partiamo alla grande. Allora, andiamo ad inquadrare subito.
Aspetta che metto tutto. Scusate, mi ero dimenticato di questo passaggio, che di solito lo fa Steve e io non devo preoccuparmi di queste cose. Questa sera invece tocca far tutto a me. Eccolo qui, ragazzi. Questo è l'atomino che andremo a vedere questa sera. Come vedete bene dalla scatola, si chiama 4E32. Dopo capirete anche il perché. È un atomo, come vedete qui sotto, scritto Made in Italy, quindi è prodotto completamente in Italia. Sul retro della scatolina, andiamo a vedere, abbiamo il contenuto, quindi l'atomizzatore, l'user manual, che non è vero perché all'interno non c'è, dopo capirete perché. Poi abbiamo la spare parts e anche il warranty card, non c'è perché è sempre virtuale. Poi qui sotto, come dicevo, il produttore, il designer è Angry Fox ed è fatto in Florence, quindi è fatto a Firenze. Okay. Allora, questo atomino qui a me ha sempre ispirato tanto, anche se devo dire non sono mai riuscito a provarlo, perché comunque quando era uscito in pochi pezzi. Eccolo qui. È uscito in pochi pezzi. E non ero riuscito ad accaparrarmelo. Ok, eccolo qui. Vediamo che ha un engraving del nome dell'atomizzatore sostanzialmente sulla parte superiore del top cap 4E32. Il design può ricordare un vampire. Il funzionamento anche, però, secondo me è studiato un po' meglio a livello tecnico-tattico, e dopo vi farò capire il perché. Intanto la chiccheria che volevo farvi vedere è questa, perché sull'interno della scatola abbiamo il QR code, dove se noi andiamo a scansionarlo abbiamo il libretto PDF con anche la warranty card. Ok, allora all'interno della confezione, come vedete, abbiamo l'atomizzatore che adesso andiamo ad estrarre, eccolo qui. E poi le spare parts, eccole qui, che poi andremo a vedere cosa contengono. L'atomizzatore è fatto in acciaio 304, è un atomizzatore principalmente MTL, anche se poi andremo a vedere che il foro massimo che ha un 2 mm. La capacità del tank, che è quella che gli dà il nome, è 4,32 ml. Ok, quindi da qui deriva il nome dell'atomizzatore. Quindi ha un'ottima capacità di liquido, che parliamo di 4 ml e mezzo praticamente. Le dimensioni sono né abnormi né eccessivamente piccole, perché parliamo di 5 centimetri e mezzo di altezza per un 22 mm di diametro, e il peso è relativamente basso, perché comunque siamo sui 52 grammi. I fori dell'aria, come dicevo prima, partono da 1 mm e arrivano fino a un massimo di 2. Poi abbiamo anche una riduzione del foro sotto coil. Allora, vediamolo un attimo. Vediamo che sul cap non abbiamo nessun foro dell'aria, quindi vedete, ma dove minchia la prende l'aria? Eccolo qui, da qui sotto. Vediamo che questa ghiera qui, che è fatta tipo a turbina, che mi piace un casino, design, va, scusate un attimo, la connessione che va un po' a cazzo, eccolo qui. Quindi, come dicevo, se noi andiamo a ruotare questa ghiera qui sotto, vediamo i vari fori dell'aria, ok? Eccoli. Allora, il primo di partenza è 1 mm, fino a un massimo di 2 mm, che è il foro più largo. In scala va 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2 mm. Quindi abbiamo la bellezza di 6 fori. Quindi è davvero comunque abbastanza versatile, perché se non lo volete usare principalmente per un MTL chiuso, potete comunque utilizzarlo per un bel flavor senza nessun problema. Drip tip davvero davvero carino, perché è un drip tip in PMMA. Lucido, lucidato sia all'interno che all'esterno, davvero davvero bello, sembra quasi vetro. Okay. Allora andiamo a vederlo in tutte le sue parti. Abbiamo il top cap, che è questa parte qui, che ha due funzioni. Sulla
soprattutto contiene la campana interna. Vedete che all'interno qui si fa un po' fatica, eccolo lì, vedete che c'è un O-ring qui dentro. Adesso riesco a inquadrarlo non molto bene. Dentro c'è un O-ring che va a tenere questa campana qui. Allora, l'interno praticamente è sostituibile e questo qui praticamente ha la cupola all'interno, vedete? Noi possiamo andarla ad estrarre. Eccola qui. Vedete, noi possiamo andarla ad estrarre per rivelare la campana piatta che c'è all'interno. Quindi abbiamo due campane in uno sostanzialmente nel top cap. Quindi, secondo me, molto più adatta a un tabacco classico. Infatti, poi andremo a provarlo con un bel liquido tabaccoso e vi darò le mie impressioni. Con questa, invece, ovviamente, avendo la stondata, va di sicuro meglio sia a livello di cremosi che aromatizzati che fruttati. Quindi qua andiamo a prendere un po' il dolcino delle componenti del liquido, ok? Poi abbiamo la sleeve laterale del deck. Adesso è un po' duretta perché comunque è nuovo, bisogna un po' lubrificare gli O-ring. Vedete, questa è la sua sleeve. Il lato ha un foro. Il foro laterale serve per andare a fare il refill. È davvero comodo perché ci può entrare qualsiasi becco di ciabi, quindi non abbiamo particolari problemi. Andiamo a vedere il deck. Il deck presenta cosa? Due torrette contrapposte classiche, belle belle larghe, che io le preferisco rispetto a quelle che fanno le striminzite del cavolo. Abbiamo due vitoni belli violenti che vi dureranno tranquillamente per l'eterno. Vediamo che al centro abbiamo questo foro qui che è filettato e dopo vi farò capire il perché. Adesso vediamo se riesco circa a farvelo vedere che è filettato. Poi vediamo che c'è un forellino qui sopra che serve per lo scambio di aria e liquido. Quindi quel foro lì non va mai tappato. Anzi, serve proprio per far alimentare meglio il sistema. Scusate le mani, ma ho avuto un combattimento col gatto e quindi sono un po' deturpate. Allora, come alimenta questo RDTA? Perché di un RDTA stiamo parlando, ok? Alimenta non più con dei cavetti classici in acciaio, ma con un policarbonato molto molto speciale che, eccolo qui, vedete, sono due cannuccette in policarbonato. Qua una tipologia di carbonato molto speciale che aiuta proprio la risalita del liquido e alimenta, che è una roba impressionante. Io l'ho visto all'opera l'altro giorno, un ragazzo che se n'è preso uno, e devo dire che vanno una cannonata. Poi, vi faccio vedere un'altra chicchetta che ha questo atomizzatore. Se noi vogliamo accedere alla ghiera dell'aria per pulirlo, per capire un attimo com'è fatto, adesso ve lo faccio vedere. Qui sotto vediamo il seriale, vediamo il logo 432 EVO1, questa è la versione EVO, ok? Cosa differisce dalla versione normale? Differisce proprio nella base dell'atom, perché qui abbiamo una base liscia laserizzata con la classica vite sporgente del pin e abbiamo il blocco sottostante che è fatto in questo modo qui. E vedete questa spugna? Questa spugna cos'è? Sostanzialmente questa qui è un filtro aria anallergico, che va anche un po' a richiudere o a, come si dice, contrastare ancora un po' di più il tiro. Qui vediamo che l'anello si va semplicemente a togliere, qui rivela i vari fori dell'aria. Ok? Eccoli qui. Allora andiamo a ricomporlo. Davvero, davvero semplice, sia montarlo che smontarlo. Il filtrino dell'aria, adesso vi faccio vedere che all'interno delle spare parts, loro ci forniscono un'altra tipologia di filtrino, un po' più spessa, un po' più grossa, che con questa vi aiuta a ridurre sempre un po' il contrasto anche nei fori più larghi.
Ok, quindi se anche con fori più larghi noi vogliamo un tiro un po' più ovattato, un po' più ciccetto, possiamo andarcelo ad inserire cambiando questo tipo di filtro. Oltre a questo, nei ricambi troviamo, a parte tutti i vari O-ring che difficilmente comunque si cambiano, perché sinceramente io non ho mai cambiato chissà quanti O-ring sui miei atomizzatori. Ciao Mirza, ciao ragazzi. Oh, raga, io lo ricordo sempre, se avete qualsiasi domanda, curiosità, roba, fermatemi pure che vi rispondo, ok? Perché se no io vado via proprio diretto e non me ne rendo conto. Qui dentro, a parte la microbrugola, che secondo me è un po' ridicola, però è davvero una microbrugola, questa qui cosa serve? Serve per andare ad inserire questi grani sotto coil. Ve li faccio vedere. Qua, aspetta che inquadro al centro, 1 e una 2. Uno è da 1,5 mm e uno invece è da 1,2. Adesso ovviamente io andrò ad inserire questo qui da 1,2, che è il foro che io preferisco in assoluto. Quindi vado ad inserire nella brugola il dadino e vado ad avvitarlo al centro. Ok, eccolo qui. Perfetto. Allora, rimontiamo il fondello, ops, dell'atomizzatore. In confezione, oltre ad altre due viti, no, vabbè, questa è la vite del pin, vi forniscono un'altra vite pin e anche due viti di ricambio delle torrette. Oltre a due tubicini di policarbonato in ricambio, quindi è davvero molto fornita il bag delle spare parts. Allora, mettiamo via quello, perfetto, mettiamo via l'altro pin, la microbrugola e siamo a posto. Questo qui lo riponiamo in una scatolina. Adesso ricomponiamo il fondello, quindi andiamo ad inserire nuovamente il filtro anallergico all'interno, andiamo a chiudere il tutto. Questo qui è semplicemente ad incastro, non va avvitato, non va fatto nulla, va chiuso poi con la vite del pin. Andiamo a rimettere la vite del pin e siamo a posto. Ok, eccola qui. Allora, qui, come vi dicevo, forellini, questo difficilmente si riuscirà a fare a mesh perché abbiamo dei fori di alimentazione davvero davvero piccoli. Vorrebbe andare a dire a fare una coil, vediamo se riesco a misurarla con questo. È un 2 mm, ma 2 mm. Ma magari in un futuro la facciamo, eh? Non è detta l'ultima parola. Allora, reinseriamo i due tubetti di policarbonato, perché mi becco il buco, no, l'ho messo storto, eccolo. Allora. Sono molto molto curioso perché lo voglio assolutamente provare con il cap piatto con un bel tabacco. Allora, mettiamolo sulla nostra classica postazione, eccolo qui. Andiamo ad aprire le torrettine. Ovviamente qua il senso della coil sarà il classico, quindi gambetta da una parte, gambetta dall'altra, non storta, inclinata, messa in maniere strane come va sui Vampire, ma proprio una coil semplice, semplice, semplice. Stasera invece che mettere una coil complessa, lo provo con un bel 28 gauge in Nichrome, dal mio bel rocchetto da 150 metri. Io non sono come le persone normali, non uso i rocchetti da 8 metri, ma uso quelli a 150. Allora, andiamo a farci la nostra bella coil, e poi intanto mi rimetto questa inquadratura qua, eccola qua. Quindi giriamo la nostra bella coil, le nostre classiche 5 spire su punta da 2,5. Allora, ragazzi, io sarà penso 5 anni che non svappo con un filo singolo, quindi stasera riproverò il brivido di provare un filo singolo dopo 5 anni. Ho fatto 6 spire invece che 5, che mi dava di farne 6. Tagliamo un po' le eccedenze delle gambine
andiamo ad installarla. Spire unite, perché io odio le spire separate. Andiamo a buttare dentro la prima gambetta. Eccola qua. Portiamo la coil il più possibile sopra il foro centrale. Andiamo a chiudere anche l'altra e siamo a posto. Eccola qua. La alziamo un po' e la drizziamo. Perfetta. Andiamo a tagliare le nostre belle gambettine. Tac e tac. Eccolo qua. Vi rimetto la camera grande. Perfetto. Allora, coil montata, altezza della coil, adesso la... Ma no, secondo me va perfetta così, perché è proprio in linea con le due torrette, quindi secondo me è perfetta. Allora, andiamo ad attivarla, facciamo una micro attivazione. Henry, ma da ignorante, tutte queste cose si fanno solo all'inizio, vero? E io mi sono già persa. In che senso, Ale? Che non ho capito il senso della domanda. Si fanno solo all'inizio, cioè quando si vuole rigenerare, parli o di cosa? Perdonami, non ho capito. Allora, mettiamo l'atomino sulla box. Tac. Ok, allora portiamo drasticamente giù i watt, perché siamo a 17 watt, mi sembra esagerata la cosa. Siamo su 9 watt, eccolo qui. Aspettate un secondo che voglio vedere una cosa. Allora, vado un secondo che voglio provare a cambiare un attimo il tipo di impallatura di questa camera. Perché non mi piace. Camera. La sfuoca un po' troppo. Vediamo se così è meglio. Vediamo, vediamo. Magari alzandolo anche un po'. Eccolo qua. Forse adesso dovremmo vedere un po' meglio. Vediamo. Ah beh, decisamente. È tutto un altro mondo. Allora, andiamo ad attivare la nostra coil, siamo all'incirca attorno all'ohm, quindi andiamo a svappare poi a una potenza massima di 15 watt. Andiamo a grattugiare un po' e a togliere gli hotspot. Eccola qua. Perfetto. Aspettiamo un attimo che si raffreddi. Andiamo a prendere il cotone, eccolo qui. Ale, ripetimi la domanda perché non ho davvero capito cosa cercavi di chiedermi. Allora, qui cotone, ovviamente io uso sempre il mio caro e fedele Cotton Bacon, sia su MTL che su polmone non ho mai usato altro. Anzi, no, un po' di tempo, per un po' di tempo ho usato il Steve, per un po' di tempo ho usato il ragazzo, il Nativic, che lo adoravo sul tiro in MTL, soprattutto sugli atomizzatori RBA, quindi su quelli ad immersione per la billet, perché riusciva a resistere un macello con l'attacco di tabaccheria, e quindi era il mio cotone preferito solo per quello. Allora, forbicina, e che ogni volta mi dimentico qualcosa da tirar fuori. Cazzo. Si imboscano sempre. Allora, qua abbiamo un bel baffo. Il cotone, amici miei, deve andare semplicemente ad appoggiare all'interno di sto vanetto qua, di sto vano. Ok, quindi non serve eccessivamente lungo, non serve, per me era amore vero in MTL, bravo. È anche il Fiber Freak, è vero. E anche mi ero trovato da Dio con un cotone vecchissimo che era lo Zeus, ti ricordi? Quello di adesso, delusione totale, vero, assolutissimamente vero.
Allora, cotone andiamo a tagliarlo semplicemente poco fuori dal deck. Andiamo anche qua, come al solito, a sfoltirlo un po', quindi andiamo a togliere qualche pelucchetto in più, e così aiutiamo un po' l'alimentazione. Steve, cioè, non so se ti sei reso conto. Steve, dico, ciao, ciao, Lorenzo. Non so se ti sei reso conto che ha fatto una call col filo singolo. Cioè, domani o grandina o nevica o succede qualcosa di brutto. Già sta settimana è iniziata male per me. Speriamo non succeda altre cose strane. Allora, stasera andiamo a caricare, vedete che è trasparente, okay? Non è base neutra, ve lo garantisco. È l'americano di Claymore Vape, non ho neanche più le bottigliette qua, perché un giorno ho detto, ma sì, dai, gli prendo l'americano alla mia ragazza, giusto per fargli cambiare gusto, e stava svapando solo quintessenza, ho detto, dai, prendo un po' di americano, che così se lo svapa, se lo gusta un po'. Vedete che il fill va dal lato, quindi vedete che anche la chubby da 100 tranquillamente si appoggia. Lo andiamo a caricare. Ah, bello, bello pieno. Eccolo qua. Come dicevo, ho deciso di fargli un po' di americano alla mia ragazza, però non mi sono reso conto che stavo prendendo solo bottigliette da 20 mg, e le ho fatto tipo a 14. Invece lei svapa 8, quindi il giorno dopo ho dovuto prendere una di queste, un altro americano, e dividerlo, così è diventato a 7/8. Allora andiamo a bagnare cotone. Io su questo Generis di atomizzatori, come il Vampire, come tutti gli altri, io preferisco andare prima di inzuppare bene tutto il cotone, per poi adagiarlo proprio all'interno perfettamente della sede. Okay. Perché mi viene più facile, più pulito e più veloce sostanzialmente. Okay. Quindi lo prendo da sotto e vado semplicemente ad appoggiarlo all'interno della sua. Eccolo qua. Ma secondo me è una genialata questa cosa. Vedete, cioè proprio sta nella sua sede all'interno di sto buchino, tac, eccolo qua, perfetto. Volendo, no, non serve a nulla, eccolo qua, perfetto. Allora, a 9 watt già vediamo che eroga tranquillamente. Andiamo ad alzare un po' il wattaggio, siamo un NOM e 1. Quindi la useremo intorno ai 12 watt. Eccolo qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, spostiamo la camera qua. Andiamo a bagnare un ciccino all'interno della sleeve, che così scivola meglio sugli O-ring. Eccola qui. Perfetto. Pezzettino di Scotex, che sennò qua mi ungo tutto, puliamo un po' anche questo. Allora, adesso facciamo una prova. Facciamo la stessa prova, cioè svapo con lo stesso liquido con entrambi i top cup, quindi sia con quello a cupola, sia con quello piatto, che è praticamente la testa del top cup. Questa è la riduzione che si può andare ad inserire all'interno, eccola qui, che va ad incastrarsi con il suo ring. Poi andremo a toglierla e a provarlo senza. Cosa dovrebbe cambiare? Dovrebbe cambiare che con il top cap tondo dovremmo avere delle note dolci più accentuate, invece col top cap piatto ovviamente dovremmo avere delle note molto più secche e dure, diciamo, con il tabacco. Alziamo un po' i watt, perché a 12 watt a me sembra di respirare aria. Eccolo qua. Non ho neanche guardato che foro sto usando. Là, mettiamo, partiamo col
più piccolo in assoluto, quindi con quello da un millimetro. L'americano lo conosco molto bene, perché comunque ne ho svapato sia in precedenza che adesso da più di 2 settimane con la pod nuova della Zenith. Oggi mi sono preso il Kentucky TNT di cui abbiamo parlato ieri. Ottimo, veramente, un bello all day sigarettoso, super soddisfatto. Top, 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 Steve. Io sono curioso invece del Sobrena, di questo Sobrena che abbiamo parlato ieri, devo ancora provarlo. Allora, con la campana tonda, adesso faccio ancora qualche tiro per capirlo. Allora, il tiro è davvero molto fluido e lineare. L'aria, se vi rendete un po' conto, partendo dal basso e arrivando fin a sottocoil, comunque ha un bel tratto di strada da fare all'interno dell'atomizzatore. Non sembra di dover tirare chissà come per avere un tiro super soddisfacente, anzi. Sto usando quel foro da 1 mm. Alla base qui devo dire che un po' di rumorino si sente, però non è per nulla fastidioso. Il foro da 1 mm lo si sente che è 1 mm, è bello chiuso, però io preferisco quello da 1,2. Quindi andiamo a portarlo sull'1,2. E adesso già lo si sente molto più lineare e più pieno, secondo me. Vediamo un po'. Sì, molto, molto più soddisfacente a gusto mio, ovviamente. Allora, con la campana a cupola, quindi quella tondina, si sentono le note che di solito non si vanno a sentire perché è molto secco e duro come liquido l'americano, si sentono leggermente, leggermente più attenuate, un po' più dolci. Non è male, assolutamente, anzi, a chi piace è secondo me anche forse un punto a favore. Adesso vado a estrarre un attimo la campana interna e andiamo a provarlo con il cap piatto, quindi con la parte totalmente piatta. È semplice comunque estrarla, la parte di campana, basta andare con il cacciavitino, basta dargli un micro puntino sull'O-ring e si stacca da solo, quindi non è assolutamente difficile da fare. Andiamo a rimettere il cap piatto, eccolo qui. Eccolo qua, adesso è tornato lui al 100%. Adesso si sente che è proprio, proprio lui. Davvero, davvero valido. Forse con l'aumentare della campana interna, il foro da 1 mm adesso può risultare migliore di quello da 1,2. Sì, decisamente, decisamente. È tipo il Vampire, un clone? No, assolutamente, non è un clone del Vampire, anzi. È un stile, diciamo, del Vampire. Beh, il Vampire comunque, se dobbiamo dirla tutta, è, tra virgolette, una cosa che ha preso idee da più atomizzatori messi insieme. Quindi non è stato inventato nulla col Vampire. Cioè, possiamo pensare che il Vampire sia il primo tipo di atomizzatore nato con quel sistema, anzi, è stato un miglioramento di sistemi che già c'erano, come questo qui. Perché questo qui è un miglioramento di un Vampire, però secondo me, per come è studiato, secondo me ha una marcia in più. Perché
Abbiamo l'aria da sotto e quindi non abbiamo problemi di condensa laterali, che ci può fuoriuscire liquido o robe varie dal foro laterale. Abbiamo una selezione dell'aria che è pressoché uguale, però secondo me c'ha quel tiro un po' felpato. Incredibile, ogni volta che presenti un Atom poi mi fai comprarlo e a me non piacciono neanche i tabacchi, ecco. Ale, è ora che inizi a farti una bella cultura dei tabacchi e inizi a prenderti un robetto del genere. Poi Lorenz, per come è fatto il deck, secondo me ha una marcia in più, perché è davvero di una semplicità imbarazzante da rigenerare. Allora, te lo rinquadro un attimo, giusto per fartelo rivedere se non l'avevi visto prima. Vedi che qui la coil non deve essere messa, aspetta che sposto questo da un momento qua. Vedi che la coil non deve essere fatta storta o roba del genere, ma va semplicemente in linea con le torrette. Eccola qui. Il cotone è all'interno di due buche all'interno del deck. Cazzo di telecamera, perché non la metti a fuoco. Eccolo qui. E quindi secondo me è di una semplicità imbarazzante. Mi fido di tua morosa. Beh, ovvio che bisogna fidarsi di Silvia. Se sta con me, c'era un motivo. Allora, mi sta piacendo davvero tanto, devo dire. Mi sa che va a finire come col Bishop. No, dai, scherzo. Buono, buono, buono. Vorrei provare la quintessenza. Quindi i tuoi jeans? What the fuck? Cosa mi sta significando? Perché non prendi? Mettiti a fuoco, stronza. Oh. Ma perché non metti a fuoco? Niente, lo si vede un po' sfocato. Meglio. Oh, sì. No, comunque Lorenzo, secondo me è davvero davvero valido. Non sta a farti prendere dal fatto che assomiglia a un vampire, perché non c'ha nulla a che vedere per come hai fatto il deck, per tante cose, ma si assomiglia un po' esteticamente, visivamente. Ma che cazzo non mette a fuoco? Punto di domanda. Metti a fuoco, stronza. Niente, a me non vuole più mettere a fuoco. Adesso capisco i vostri disagi, Cappe e Stivo, quando mette a fuoco. Volevo dire che i tubini del liquido sono dentro delle... Va, esattamente, esattamente, Lorenz. Sono all'interno di queste due vaschette, quindi il cotone va a coprire totalmente il foro, quindi non abbiamo rischio che da quei fori fuoriesca del liquido, che poi fuoriesce dai fori dell'aria. Anche perché qui abbiamo il foro dell'aria che è perfettamente sotto coil, e se prima, dopo, se al massimo te la vai a riguardare, quando ho fatto vedere bene il deck, si vede che è davvero alto il punto dove esce l'aria rispetto alla base delle due vaschettine. Quindi anche quello permette il fatto che non fuoriesca liquido. Ecco, immagino che le emoticon di Steve, prima di tutti gli animali, volesse aggiungerci un'altra parola. Oh, niente, ragazzi, mi allontano, mi avvicino. Ecco, se mi avvicino così si vede un po' meglio. Allora, amici belli, abbiamo visto questo bellissimo atomizzatore. È disponibile ovviamente in tutti i nostri shop. Come dicevo prima, ha un costo che non è cheap, come abbiamo visto altri Atom, siamo sui 130, costa un po' meno rispetto al Vampire, ovviamente non essendo in titanio, non avendo tante altre chicchette che al Vampire qualitativamente è un po' meno costoso, però secondo me sa il fatto suo, anzi può dare davvero grandi soddisfazioni. E poi abbinandoci a una bella resistenza di quelle che faccio io, secondo me dà ancora più soddisfazioni. Infatti, adesso la smonto e ce la rimonto.
Ma Enrico, mettiamo che io voglio provare questo Atom e mettiamo anche che dentro ci metta un bel tabacco. Che box mi consiglieresti di prendere? Allora, Choco, la box secondo me è ideale per un Atom del genere, conta che ho la vela a casa e non penso sia adatta, no. La vela, volendo, può essere adatta, nel senso che comunque ci puoi mettere sopra qualsiasi Atom che vuoi, però ovviamente nasce per lo squonk, quindi è destinata dal suo utilizzo. Secondo me, questo tipo di atomizzatore, data la sua mole, cioè quindi è abbastanza grandicello, secondo me su un SBS, quindi tutte le boxettine che sono uscite nell'ultimo periodo, che hai avuto anche occasione di vedere, quindi una Easy, la Tech Mod di Kizoku che ha Lorenz, anche l'ultima che è arrivata, la Paranormal di MacLife, che è bellissima, e quella va con le 21700 anche, quindi uno vuole farsi tipo 2 giorni senza proprio neanche pensarci alla batteria e con la comodità di avere un SBS, quindi comunque con un Atom ad incasso, eccetera, eccetera. Secondo me è una figonata. Le 21700 la metti a 16-17 watt, ti fai 3 giorni, come lo faccio io con la Champion che ho con la 21700. Con to un 200 euro ti fai la combo completa box e atomizzatore. Ovviamente è una spesa che non è da fare a cuor leggero, però secondo me è una combo che ti va a dare molte, molte soddisfazioni. Allora, amici cari, se avete ancora qualche curiosità, qualche domanda, fatemela pure, che se no io per stasera penso di avervi fatto vedere tutto quello che dovevo farvi vedere. Vi ricordo, già che ci siamo, che anche se siamo in zona arancione o se diventeremo zona rossa, ma non credo, comunque i nostri negozi rimangono aperti. Potete giungere da altri comuni se all'interno del vostro comune non avete un negozio come il nostro che può fornirvi. Potete venire, che siamo un negozio di prima necessità, quindi siamo sempre aperti. La domenica, ovviamente, Jesolo rimane aperta lo stesso, con orario leggermente diverso, perché va dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19. Questa domenica trovate il buon Steve, quindi se volete passare a trovarlo e fare una chiacchierata con lui a distanza, ovviamente, potete venire tranquillamente. Sei un fico anche a fuori fuoco, top, top, mi fa piacere. Ciao Maci, buona serata. Ecco, adesso si è rimessa a fuoco. Dovevi intervenire te perché così si è un po' sentita in colpa. Allora, come dicevo, sempre aperti tutti i negozi, quindi anche se volete venirci a trovare, venite pure. E boh. Cos'altro dirvi? Adesso io vado a buttarmi un po' in divano, mi faccio qualche partitina con la Switch e poi me ne vo' a letto. Quindi, ragazzi belli, è stato un piacere anche questa sera tenervi compagnia. Spero vi sia piaciuto l'atomizzatore che vi ho fatto vedere. Vi ricordo che è disponibile in tutti i negozi, quindi passate a trovarci anche a vederlo, se volete venirlo a vedere per capire se può far per voi. Quindi, vi aspetto. Anzi, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qui su Twitch con tutta la gang. Quindi restate sempre sintonizzati su Vapor Bagarre, su tutti i nostri social, che siamo tanto belli. Ciao raga, buona serata.